Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a un nuovo webinar del Centro Studi Galileo con le aziende partner. Saluto e ringrazio i nostri partner di oggi, Testo ed Errecom, che sono qui con noi per l'approfondimento odierno. Il webinar di oggi si intitola Efficienza energetica degli impianti, attenzione, manutenzione, controlli e perdite. Saranno con noi Luca Laudi, Product Specialist HVACR di Testo, il cui intervento si intitolerà I controlli strumentali per valutare l'efficienza di un impianto, e invece per R con Paolo Mattavelli, R&D Manager, e Stefania Pompeo, Laboratory Manager, il cui intervento, interventi di manutenzione per ripristinare l'efficienza di un impianto, farà immediatamente seguito a quello di Testo. Moderatore dell'incontro, come sempre, l'ingegner Marco Buoni, nostro ospite di oggi, presidente di AREA, segretario di ATF, Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo, e CEO del Centro Studi Galileo. Come sempre, il webinar durerà un'ora, 20 minuti a testa per ogni speaker, più un piccolo spazio dedicato a domande e risposte. Le domande e risposte possono essere fatte sfruttando direttamente la funzione di ndr di Zoom. Vi invitiamo a utilizzare quella, che ci rende un pochettino più semplice renderci conto di effettivamente di chi ci ha posto una domanda e fornire una risposta precisa e puntuale. I relatori saranno poi disponibili a rispondere via mail a eventuali domande per le quali non c'è stato tempo durante la diretta, ma comunque avremo un dibattito finale conclusivo all'interno del quale parleremo poi di tutti gli argomenti che non è stato possibile toccare durante le sessioni di domande e risposta. La registrazione sarà poi come sempre disponibile tramite sul nostro canale YouTube Galileo TV e su tutti i nostri canali social. Io per cui ringrazio Luca, che saluto, Paolo Stefani e l'ingegner Buoni, e vi do il benvenuto al nuovo webinar del Centro Studi Galileo. Perfetto, grazie mille Alberto, grazie mille a tutti voi presenti oggi. E due parole per aspettare che arrivino tutti, che si colleghino tutti appunto a questo evento importante di oggi. Io sono, come ha detto Alberto, il direttore del Centro Studi Galileo, sono il segretario ATF e il presidente di AREA, di cui vi dirò due parole adesso appunto che aspettiamo. Centro Studi Galileo è una scuola di formazione, un ente che nasce nel 1975, e lavora per corsi, convegni e tante altre cose con le Nazioni Unite, Commissione Europea, Ministero Italiano dell'Ambiente, la SRAE e tante associazioni italiane ed europee. Siamo non solo in realtà italiana, ma in realtà europea e internazionale. Lavoriamo appunto con tantissimi enti per crescere, far crescere, informare, formare tutti gli operatori del settore. Effettuare condizionamento pompa di calore, che è un settore importantissimo. L'abbiamo visto in questo lockdown quanto è importante il cibo per gli italiani, la climatizzazione per far sì che ci sia un clima buono, ospitale, che i nostri stessi impianti hanno fatto un intervento molto di successo durante il lockdown, marzo 2020, in cui si parlava di eliminare il virus dagli ambienti, ricambi d'aria, la strumentazione adatta. Quindi è stato veramente importante il nostro settore ed è veramente importante, ancora di più adesso. Inoltre siamo una società che c'è il freddo, per cui diamo a tutti gli associati, circa un migliaio di soci, circa 9.000 persone che lavorano con noi, che fa parte dell'associazione. Consegniamo 10 numeri della rivista, questa rivista appunto più autorevole che c'è nel settore della rifrigerazione del condizionamento, che dal 1987 siamo arrivati al numero 450 della rivista. E nell'ultimo numero abbiamo parlato in particolare della regolamentazione F-Gas, quello che succederà nel futuro dei refrigeranti. È un argomento molto attuale che ha trainato il settore negli ultimi 15 anni, ha creato veramente molte opportunità, molti cambiamenti tecnologici, cambiamenti formativi, e comunque informazioni nel nostro settore. Quindi è veramente importante per il nostro settore questa condizione di gas. Vi do due parole mentre aspettiamo che arrivino tutti. Inoltre sono presidente di AREA e ve lo dico perché ormai quasi tutto è deciso a livello europeo. A Bruxelles si decide. E qui, come presidente di AREA, che rappresenta 26 nazioni, 22 nazioni con 26 associazioni nazionali, tra cui abbiamo Germania, Francia. Tra l'altro domani sono in Germania io stesso per l'associazione tedesca, che compierà 60 anni.
Quindi sono associazioni di grande importanza e di grande storia. Quindi è veramente importante il lavoro che stiamo facendo a livello di tecnici del freddo. Come vedremo, ci sono 500.000 tecnici del freddo formati e certificati in Europa. Inoltre, c'è tutto ieri, ovviamente, lavora tantissimo per l'e-learning, adesso, ancora più di prima. Siamo con voi ormai da 2 anni, quasi settimanalmente, con convegni, webinar. Penso che ormai abbiamo collegato circa 5.000 o anche più tecnici online. Veramente, è stato veramente un boom di collegamento, di conoscenza, di collaborazione tra tutti i nostri partner e voi, come oggi. Appunto per dare conoscenza a questi momenti in cui eravamo magari in lockdown, ma adesso ormai è diventato di uso comune ed è molto utile questo e-learning, questa formazione online per non muoversi, per essere a casa comodamente nei nostri uffici e comunque continuare a essere formati e informati velocemente. 2 parole quindi per la revisione della metodologia del gas. Il 5 aprile, quindi circa un mese fa, è stata pubblicata la proposta di regolamentazione F-Gas, quindi 5 aprile 2022. C'è stato un iter molto lungo di consultazione in cui l'abbiamo lavorato e nei prossimi 2 anni, un anno e mezzo circa, vedremo questa proposta diventerà legge. Si prevede che nel tardo 2023 o comunque il primo gennaio 2024 diventerà una legge europea, dopo che verrà legiferata dal Parlamento europeo e adottata al Consiglio d'Europa, i due enti governativi, anzi legislativi, dell'Unione Europea. Ma cosa dice in particolare per il nostro settore che volevo oggi in 2 parole dirvi velocemente perché è particolarmente importante? Ne parleremo per tantissime volte questa regolamentazione europea. Coinvolgerà praticamente tutti gli operatori del settore, tutti i partner nostri, noi ovviamente come formazione in formazione, perché tra l'altro nell'articolo 10, che è il primo punto che vedete sul vostro schermo, dice proprio che bisognerà fare una formazione, una certificazione per tutti i gasfrigeranti, quindi per tutte le alternative, qualsiasi essi siano, naturali, sintetici, bisogna fare formazione e certificazione. Ancor più, ovviamente, se i refrigeranti saranno infiammabili, ovviamente. E una cosa importantissima, che è l'argomento di oggi, è l'efficienza energetica. Nella formazione e nella certificazione sarà inclusa proprio nelle fasi di studio e nelle fasi di esaminazione l'efficienza energetica degli impianti. Quindi non solo nelle varie direttive che sono presenti, come la direttiva delle PPD, l'Energy Efficiency Directive in Buildings, performance in buildings, quindi non soltanto nell'efficienza energetica degli edifici, in cui lì è già obbligatorio il controllo dell'efficienza energetica degli impianti, ma anche nella nostra argomentazione bisogna fare un controllo della competenza del tecnico che controllerà che l'efficienza della macchina rimanga lungo gli anni di lavoro della macchina, quindi che rimanga come la progetto. Un altro punto importante che volevo porre qui, perché l'Italia ovviamente è un paese ricco di impianti split, di condizionamento, ogni anno 1 milione di impianti split vengono immessi sul mercato, ci sarà un cambiamento drastico. Nel 2027, primo gennaio, la Commissione europea vuole che tutti gli impianti sotto 12 kW di capacità termica, normalmente, che è quella maggiore, 12 kW, capacità frigorifera sarà magari sui 10 kW circa, questi tutti funzionino con un gas refrigerante con GWP minore 150. Attualmente non esistono gas refrigeranti sintetici con GWP 150, mentre esiste il propano, che ha GWP di, se non mi sbaglio, 6, mi sembra. Comunque, quindi è chiaro l'intento della Commissione europea di spingere gli split verso il propano. Noi, come associazione europea, associazione nazionale, ovviamente siamo alla porta, alla finestra, a verificare che questa cosa venga fatta correttamente, ma chiediamo anche che venga posticipata, perché ovviamente il 2027, potete immaginare, è tra 4 anni, diciamo. Quindi è veramente vicino. Avere degli impianti con impianti split col propano richiede delle competenze che ancora non ci sono. Anzi, vi dirò di più, non ci sono neanche gli impianti attualmente split con il propano. Esistono solo 3 costruttori nel mondo, cinesi tra l'altro, e quindi non esistono neanche gli impianti attualmente che sono fatti col propano. E non esistono neanche le strumentazioni di recuperatori a propano, esistono solo 2 aziende che costruiscono recuperatori a propano, per darvi giusto un riferimento. Quindi siamo ancora lontani da questo 2027, che in realtà noi, il settore, lo sappiamo, i costruttori ancora di più di noi, sanno che è veramente vicino.
Poi ci sarà un phase down accelerato, nel senso, il phase down sapete già che è una riduzione dei gas aggiranti F-gas ad alto GWP, quindi verranno ridotti ulteriormente rispetto a quanto adesso. Quindi tutti i gas aggiranti ad alto GWP, quindi 410, 407, 404, un ECO 104 dovrà essere storia, anzi preistoria, ma anche 410 sarà presto storia. Vi ho detto che sono 500.000 tecnici certificati in Europa. L'andamento dei gas aggiranti è come lo vedete in quei due grafici, è stato legato al GWP, è stato nettamente ridotto, dovuto al phase down, ovviamente. Ripeto, dovremo passare a maggiore competenza, maggior personale, un maggior numero di persone che utilizzano i gas aggiranti naturali o comunque gas aggiranti infiammabili, migliori equipaggiamenti. Ci vuole formazione. Real Alternatives è un progetto che fa certificazione in tutti questi paesi che vedete in verde, già attivo, e permette appunto di avere una certificazione attualmente volontaria, però come ho detto prima diventerà obbligatoria presto in tutta Europa. Presumibilmente verrà appunto approvata questa certificazione come quella che potrà essere utilizzata in Italia per la certificazione sui gas aggiranti naturali. Conoscete i nostri corsi, sono sul nostro sito, mi avvio verso la conclusione di questa presentazione che serviva appunto per far entrare tutte le persone al nostro webinar. Conoscete il nostro sito in cui appunto ci sono corsi sulla ricerca, condizionamento, pompa di calore, energie rinnovabili. Ultima cosa che volevo dirvi, prima di lasciarvi e di dare la parola ai nostri esperti di oggi, mi raccomando, collegatevi a noi, al Centro Studi Galileo, via social, perché tramite questi collegamenti, o anche YouTube, avete le ultime informazioni in questo momento di grande cambiamento, in questo momento di grandi modifiche del settore. Nuovi refrigeranti, nuove tecnologie, efficienza energetica, nuove sostanze chimiche che ci serviranno assolutamente per essere in regola, per continuare a lavorare bene e correttamente in Italia, in Europa e nel mondo. Grazie a tutti e lascio la parola a Luca Laudi di Testo per la presentazione sui controlli strumentali per valutare l'efficienza di un impianto. Interrompo la mia condivisione, penso che adesso Luca abbia possibilità di collegare il suo computer e quindi mettere il suo schermo. Sì. Okay. Grazie Luca, a te la parola. Grazie della presentazione, grazie come sempre al Centro Studi per la possibilità, insomma, di poter partecipare ai vostri incontri che sono sempre molto interessanti. Passando invece per quanto riguarda la mia presentazione, io appunto sono Luca Laudi e rappresento l'azienda Testo SPA. In realtà l'azienda è una multinazionale tedesca presente sul mercato dal 1957 partendo dalla produzione di termometri. Noi come comunque in realtà italiana facciamo anche noi il nostro anniversario quest'anno, sono 30 anni, quindi dal 92 che siamo presenti. L'azienda è una multinazionale che è produttrice di strumentazione elettronica, di parametri fisici, anche chimici, ma che vanno a riguardare quindi tutto il settore dell'HVACR e quindi tutto il settore del riscaldamento, del condizionamento, dando anche un occhio all'industria, anche al pharma, al food. Quindi abbiamo un portafoglio prodotti veramente ampio. Oggi in particolare, logicamente, ci concentriamo su quello che ha a che vedere con i controlli nella climatizzazione e nella refrigerazione. E quindi gli argomenti saranno sostanzialmente quali parametri entrano in gioco, quali sono i controlli nella manutenzione del circuito frigorifero, del ciclo frigorifero, lo svuotamento e il riempimento dell'impianto, il controllo e il monitoraggio. Diciamo che cercherò di darvi uno spunto per quanto riguarda i controlli che possono essere effettuati tramite la strumentazione. Prima di tutto ricordo che già da DPR 74, per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione estiva, DPR 74 è il decreto che regolamenta anche la climatizzazione invernale, quindi parliamo di analisi di combustione, ora non c'entra nulla, ma parla anche assolutamente dei controlli che devono essere effettuati per quanto riguarda la climatizzazione estiva, che poi traducendosi anche in pompe di calore riguarda poi anche quella invernale, il controllo
degli impianti con una potenza superiore ai 12 kW. Su il rapporto di tipo 2, che è quello appunto che ha a che vedere con i gruppi frigo, vengono già richieste dei parametri di surriscaldamento, sottoraffreddamento, temperatura di condensazione, temperatura di evaporazione, le temperature di ingresso e uscita diciamo dell'unità interna e dell'unità esterna, tutti i valori che già devono essere appunto compilati per preservare al meglio la macchina dal progetto fino poi alla sua manutenzione. Per cui questi dati vengono già richiesti dal mercato, dal decreto. I parametri che vengono presi in considerazione sono appunto le temperature di alta e bassa pressione, le temperature di evaporazione e condensazione, logicamente rispetto al gas utilizzato, le pressioni di alta e bassa, i valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento e anche le prove di tenuta in pressione. Per fare questo, solitamente viene utilizzato un gruppo manometrico digitale, che è uno strumento che integra sia un manometro di pressione, di pressioni logicamente di un range elevato, perché si parla di impianti in bar, e anche di un termometro, perché è a tutti gli effetti anche un singolo termometro, dove tramite le sonde di temperatura che vengono collegate o con cavo o con Bluetooth può determinare le temperature dei gas refrigeranti. Le prove di vuoto invece, nelle quali vengono effettuati i controlli, sono eseguite tramite vacuometri, quindi strumenti molto sensibili a una condizione di pressione in vuoto, che possono tranquillamente arrivare a misure molto molto più piccole, quindi si parla di millilitri. I controlli delle perdite mediante cercafughe gas che abbiano delle sensibilità inferiori ai 4 grammi annuo come richiesto dall'F-Gas, e oggi finalmente anche con recupero e riempimento impianto, parlo dalla parte di testo, presentando un nuovo prodotto che è una bilancia e una valvola automatica per la ricarica degli impianti. Ricordando che oggi non vado nel dettaglio proprio di questo tipo di controlli, ma che comunque parlando dei controlli di manutenzione potrebbe essere necessario anche eventualmente effettuare una prova di tenuta e anche una prova di vuoto nel momento in cui vengono messi mano sull'impianto, vengono effettuate magari delle sostituzioni di filtri, c'è la possibilità che entri aria all'interno dell'impianto stesso, di conseguenza si ricorre anche in questo caso a questo tipo di controlli, che è possibile effettuare tramite la strumentazione e è possibile poi attestare il tutto e confrontarlo tramite grafici che possono essere direttamente sullo strumento o scaricabili attraverso l'applicazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il vacuometro, quindi questi tipi di controlli per essere sicuri sostanzialmente di aver verificato il ripristino dell'impianto in questo caso e l'eliminazione di tutte le condense nel circuito prima di andare a reinserire il gas refrigerante. Per quanto riguarda i gruppi manometrici digitali, quindi la principale operazione, vediamo che lo strumento è in grado di dare sia i valori di bassa e alta pressione, le temperature di evaporazione e di condensazione, logicamente in base al gas refrigerante che viene impostato, quindi semplicemente cambiando il gas refrigerante andranno a cambiare questi valori, le temperature di bassa e alta pressione effettivamente misurate con quelle sonde che vedete ai lati. Sono sonde che appunto in questa versione Bluetooth sono lette direttamente dallo strumento, ma potrebbero anche essere in versione con cavo, e poi i valori che vengono dati appunto dalla differenza di evaporazione e temperatura di condensazione e di temperatura di alta pressione, di surriscaldamento e di sottoraffreddamento. Questi sono in particolare i due parametri che possono darmi le maggiori informazioni riguardo l'efficienza di un impianto. Il tutto appunto con un corpo macchina, con un blocco valvola a quattro vie che può permettermi di non solo valutare l'efficienza di un impianto, ma eventualmente tramite collegamenti direttamente poter procedere allo svuotamento e riempimento dell'impianto stesso senza dover collegare e scollegare i tubi flessibili, quindi magari dover introdurre dell'aria nel procedere a queste operazioni.
Partendo, diciamo, da un ripasso, insomma, del circuito frigorifero molto, molto banale, ma semplicemente per dare un senso, partendo dalla valvola di espansione, noi sappiamo che parte del liquido in bassa pressione arriva all'evaporatore, da lì poi il liquido evapora e quindi si trasforma in vapore per poi arrivare al compressore, spingerlo in alta pressione e quindi poi il processo, diciamo, contrario, arrivare al condensatore e condensare appunto per ritornare in una fase di liquido e poter riprendere il circuito frigorifero. Ho utilizzato, diciamo, l'esempio classico del condizionatore semplicemente per avere più facilità, diciamo, nell'esporre il processo. Questo come viene applicato, come viene controllato tramite la strumentazione? Quindi la strumentazione, il gruppo manometrico digitale, è proprio in grado di darmi questi precisi valori per poter valutare il surriscaldamento e il sottoraffreddamento. Come? Collegando appunto lo strumento, quindi tramite il sensore di pressione e alla bassa pressione per andare a vedere qual è l'effettiva pressione del gas refrigerante, quindi in questo caso impostando l'R32, se si dovesse trovare un 8,5 bar, lo strumento già in automatico mi direbbe che la sua evaporazione è a 5 gradi e quindi avrei già il riferimento sostanzialmente dell'evaporazione. Il passo in più della strumentazione è fatto anche di avere direttamente la sonda di temperatura applicata proprio sul circuito, quindi prima del compressore, per verificare effettivamente quale sia la temperatura misurata. Se ipotizziamo ad esempio un 11 gradi, il calcolo poi dello strumento sarà semplicemente la temperatura effettivamente misurata dalla sonda meno la temperatura di evaporazione prevista per quel gas a quella pressione. Quindi in questo caso sarà 11 meno 5, saranno 6 gradi di differenza, 6 gradi di surriscaldamento. Stessa cosa dicasi dalla parte di alta pressione: conoscendo il valore di alta pressione per l'R32, si andrà a determinare qual è la sua temperatura di condensazione e misurando dopo il condensatore appunto il liquido, quindi ipotizzando una temperatura di 40 gradi, il calcolo per il sottoraffreddamento sarà appunto di 45 gradi meno 40, quindi saranno i 5 gradi di sottoraffreddamento. Quindi quanto in più ha riscaldato un impianto nel caso del surriscaldamento, per essere sicuri sostanzialmente che non arrivi liquido al compressore, e quanto invece ha raffreddato in più per essere sicuri di essere tornati da una situazione di vapore a liquido per poter riprendere il circuito. Piccole considerazioni, sicuramente poi affrontate anche in maniera più dettagliata nell'intervento successivo al mio, ma sicuramente per una manutenzione l'importanza di verificare lo stato degli scambiatori, la pulizia degli scambiatori è d'obbligo, perché la formazione di lanugine, pollini anche in alcuni casi, o comunque tutta la sporcizia che può essere accumulata sopra gli scambiatori, va a determinare una difficoltà nello scambio entalpico tra le temperature, e questo poi va logicamente a sottoporre la macchina a dover funzionare con pressioni maggiori e sicuramente a comprometterne l'efficienza. Quindi sicuramente questo tipo di considerazione deve essere fatta. Altra considerazione che deve essere fatta è: non sempre la soluzione è la ricarica del refrigerante, nel senso che vanno valutati di volta in volta. È ovvio che bisogna trovarsi nel caso specifico, ma per fare un esempio banale, spesso e volentieri un alto surriscaldamento può essere indice di mancanza di refrigerante, quindi di una perdita eventualmente da cercare. Ma attenzione che spesso e volentieri da controlli ci si può rendere conto che magari il gas refrigerante in realtà è presente, ma è completamente bloccato magari dalla parte di alta per un'ostruzione, ad esempio all'interno del filtro, di un filamento di rame, eccetera. Di conseguenza strozza il percorso e quindi poi ne impedisce una corretta funzionalità nella parte di bassa pressione. Ecco che queste valutazioni devono essere fatte di volta in volta. Sicuramente partire dalla pulizia
dell'impianto è doveroso ed obbligo. Fatte queste considerazioni, è ovvio e normale che poi subentrano altri tipi di controlli che possono essere fatti, ad esempio quello con il cercafughe gas refrigerante. Cercafughe gas refrigeranti è sostanzialmente un cercafughe gas con un sensore a diodo riscaldato che viene sostanzialmente posto in vicinanza, in prossimità dell'impianto stesso, quindi del circuito che è stato eseguito, e ha una sensibilità che può variare da alta e bassa nel caso dei nostri modelli, dove io devo andare a collocare, devo andare a determinare sostanzialmente la perdita tramite un LED e tramite anche proprio un segnale sonoro. I consigli sono sempre di fare questa operazione a una velocità costante, lenta sul circuito e sostanzialmente di tra virgolette giocare con le sensibilità tra alta e bassa per poter individuare al meglio il punto della fuoriuscita di gas. Detto questo, anche un controllo delle temperature, scusatemi, tra aria in ingresso ed aria in uscita, che può essere fatta con un semplice termometro, anche con la sonda stessa del gruppo manometrico digitale, dove fra l'aria in ingresso e in uscita, sia dell'unità interna che per quanto riguarda l'unità esterna, dovrebbe essere di circa 10 gradi. Anche questo può già darmi un'informazione in più rispetto alla efficienza dell'impianto stesso. Partendo poi anche dal punto di vista del controllo del riempimento dell'impianto, scusatemi, della carica del refrigerante, e una delle operazioni principali che dovrebbero essere fatte per essere sicuri della mancanza di refrigerante o meno è uno svuotamento dell'impianto e un controllo effettivo rispetto ai dati di targa della macchina di quanto refrigerante è presente all'interno della macchina stessa. Oggi il testo presenta una nuova bilancia elettronica con una valvola automatica per poter eseguire questo tipo di controllo. La particolarità, diciamo l'innovazione che è stata data in questo campo, è che le modalità di riempimento dell'impianto possono essere molteplici, quattro in particolare: una classica tramite la visualizzazione del peso, dove sostanzialmente è l'operatore a decidere quanto gas andare a immettere nell'impianto, valutando di volta in volta i valori che vengono dati dal gruppo manometrico digitale; un riempimento automatico invece impostando il peso, quindi dando il peso della macchina, modulerà la valvola direttamente quanto gas refrigerante andare a integrare, e altre due funzioni molto innovative tramite il valore di surriscaldamento o di sottoraffreddamento della macchina. Quindi una volta conosciute il surriscaldamento e il sottoraffreddamento della macchina stessa, sarà la valvola a impostare tramite poi i valori visualizzati dallo strumento, modulando, andrà a riempire fino a che non raggiungerà quel valore di surriscaldamento, di sottoraffreddamento specifico per quella macchina, caricando correttamente l'impianto. Questo è un esempio, diciamo, di come potrebbe essere collegato tutto l'impianto mediante la strumentazione, la valvola e la bombola di riempimento sulla bilancia elettronica. Vedete, diciamo, un'immagine dove la funzione della valvola è molto importante, perché è quella sostanzialmente, ripeto, che in maniera proporzionale, in maniera modulare, riesce a determinare quanto gas refrigerante deve essere immesso all'interno della macchina. Anche qui le valutazioni poi vanno fatte di volta in volta. Questa è una spiegazione, diciamo, sommaria, iniziale delle potenzialità. Logicamente poi siamo a disposizione eventualmente per approfondire l'argomento e per poter, diciamo, evidenziare le possibilità di questo nuovo sistema. Ricordo sempre che tutte le misurazioni che vengono effettuate con la nostra strumentazione sono, siccome si parla sempre di innovazioni, tutte oltre che leggibili dalle sonde stesse o dalla strumentazione stessa, anche da applicazioni, da un'applicazione compatibile, finalmente universale per tutti gli strumenti, passatemi il termine, vecchia generazione, nuova generazione, intendo tutti i nostri manifold da quando è stato introdotto il Bluetooth.
possono essere integrate, quindi tutti questi dati possono essere comparati, possono essere integrati all'interno dell'applicazione, tutti i dati possono essere salvati direttamente sul vostro dispositivo, il cellulare, sul vostro tablet, e poi eventualmente addirittura esportati o tramite PDF e CSV, semplicemente spedendovi un file, ma altrimenti possono anche essere trasferiti tramite un software sul vostro PC per mantenervi poi una grafica clienti, uno storico, diciamo, delle operazioni che avete fatto per tutte quante queste operazioni che sono state fatte, quindi prova di tenuta, prova di vuoto, prove di efficienza. Tutto questo può essere, oltre che testimoniato dallo strumento, può essere proprio poi esportato. Ultima parte, diciamo, per quanto riguarda i controlli, oltre, diciamo, la parte effettiva dei controlli nella refrigerazione o nella climatizzazione, tutto questo può essere poi dimostrato tramite altra strumentazione a corredo, e quindi ad esempio nel caso, ad esempio, di celle frigorifere, per quanto riguarda ad esempio il mantenimento dei prodotti, oltre ad aver verificato l'efficienza della macchina, è poi possibile tenere sotto controllo effettivamente le temperature, ad esempio, di prodotti, immaginatevi, alimentari o farmaceutici, dove tramite delle sonde interne alla cella frigorifera e un controllo remoto tramite Wi-Fi, questi data logger continuano a dialogare con un cloud e possono gestire degli allarmi in maniera diretta. Quindi, oltre a poter avere una caratterizzazione effettiva della cella frigorifera, e quindi non basarmi soltanto su quello che dice il termometro della macchina stessa, che potrebbe essere non veritiero, nel senso che è messo nel punto migliore, nel punto più freddo, ma io posso effettivamente andare a simulare le temperature percepite, diciamo, dai prodotti stessi che vengono contenuti. E questo mi permette sostanzialmente di avere un controllo giornaliero, repentino, diciamo, nel momento in cui dovesse capitare qualcosa alla macchina stessa, scusatemi, ai prodotti stessi, e poter intervenire in maniera tempestiva nell'integrità, diciamo, della produzione. Questo per dire nella catena del freddo, per quanto riguarda sia il settore alimentare sia il settore farmaceutico, è assolutamente indispensabile. L'ultima, invece, per quanto riguarda i controlli nel condizionamento, ecco, al di là dei controlli appunto poi fatti sull'unità stessa della macchina, possono essere poi verificati effettivamente all'interno dei locali le temperature, le umidità e i livelli di CO2 effettivamente raggiunti all'interno di un ambiente. Anche i livelli di CO2 sono molto importanti, perché possono determinare i ricambi d'aria all'interno di un ambiente, quindi capire effettivamente la salubrità o meno di un ambiente. L'umidità è un parametro molto importante, la temperatura anche, ma la CO2 in questo caso ancora più dettagliata, e oltre che a controlli eventuali anche su portate tramite strumenti legati alla ventilazione. Quindi questo è tutto un quadro completo, diciamo, iniziale, solo per darvi un'idea di tutte le potenzialità che possono essere fatte, di tutti i controlli che possono essere fatti su un impianto, a partire appunto dall'impianto stesso e a terminare con tutti i controlli a contorno che possono essere effettuati post intervento, proprio per determinare se l'integrità del prodotto che sto conservando, oppure dell'intervento che ho fatto all'interno di un'abitazione, ha portato reali benefici all'ambiente stesso. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio come grazie sempre Luca. La info@testo.it nel caso doveste avere delle informazioni, e sono a disposizione per eventuali domande. Sì, Luca, ti ringrazio sempre per l'intervento, per la precisione con la quale ci porti sempre le ultime soluzioni. Ci è arrivata qualche domanda, leggo in particolar modo quella di Nunzio, che ci chiede: si può fare un controllo dell'efficienza energetica da remoto e ricevere informazioni direttamente sul cellulare?
Nel senso, per quanto riguarda i controlli di temperatura, era proprio quello che intendevo, perché tramite questi moduli, si chiamano, nel nostro caso si chiamano Saviris 2, sono dei moduli proprio che possono valutare sia temperatura che umidità con sensori interni o anche con sonde esterne, dipende dalle situazioni dove possono essere posti. Io ho proprio la possibilità di avere un cloud a disposizione, quindi entro proprio sul sito internet, vado a vedere il mio modulo che è collegato tramite wifi all'interno dell'ambiente in cui è messo, e quindi se ho delle temperature di allarme che vengono superate, quindi una soglia massima o una soglia minima, vengo avvisato direttamente tramite l'applicazione stessa, quindi tramite una mail o tramite anche un SMS in tempo reale per quel tipo di allarme. Possono anche essere degli allarmi a tempo, nel senso che magari posso dire se la temperatura scende oltre gli 8 gradi per più di 30 minuti, ad esempio. Quindi è proprio un sistema completamente gestibile. Per quanto riguarda invece i parametri proprio di efficienza energetica, quindi sul riscaldamento e sottoraffreddamento, al momento ci limitiamo con controlli. Eventualmente può essere lasciato lo strumento in campo e andare a effettuare una registrazione. Non c'è però ancora oggi un gruppo manometrico digitale che possa essere, diciamo, lasciato in loco e che possa trasferire i dati in maniera remota, quindi come un data logger sostanzialmente in questo caso. In quel caso è più dato a controlli che vengono effettuati in maniera tempestiva sulla macchina, oppure con registrazioni di quello che è avvenuto per eventualmente vedere cosa c'è che non sta funzionando correttamente su quel tipo di impianto. Perfetto, grazie mille. Leggo ancora una seconda domanda che ci è arrivata, poi lascerei la parola a Paolo Mattavelli e Stefania Pompeo di Erricom. In particolar modo Sergio ci chiede, gli strumenti vanno bene anche per i nuovi gas refrigeranti naturali e o sintetici, e sono future proof, nel senso che andranno bene anche con quelli nuovi che verranno brevettati in futuro? Sì, allora io qui la spiegazione è un po' generica, però spero che si possa capire. Per quanto riguarda la strumentazione stessa, sotto il punto di vista dei gas refrigeranti che possono essere contenuti, al di là di alcune limitazioni con l'ammoniaca e di alcune limitazioni per quanto riguarda i nostri strumenti della CO2 quando si va su impianti a pressioni molto elevate, i nostri, tenete conto, arrivano fino a 60 bar di pressione. Per quanto riguarda la conformazione, diciamo, del gas stesso, non c'è problema, nel senso che poi vengono letti come un semplice segnale di pressione, per cui a livello di strumentazione non c'è alcun tipo di problema. Vengono poi aggiornati tramite l'applicazione, logicamente, tutti i parametri appunto di evaporazione e di condensazione rispetto magari anche a nuovi gas e a nuove soluzioni che vengono trovate, ma è semplicemente un calcolo matematico. Quindi diciamo che in quel caso lo strumento, funzionando solo come manometro, non ha grosse difficoltà a dover avere a che fare con nuove soluzioni. Spero che si sia riuscito a capire. Assolutamente, perfetto. Io ti ringrazio ancora di tutto, ci vediamo poi dopo per il dibattito finale e ti ringrazio ancora per la presentazione, per la disponibilità a domande e risposte. A questo punto do la possibilità di nuovo a Paolo e a Stefania di partire con la presentazione. Ci sentiamo, ci vediamo? Buongiorno. Perfetto, ci siamo. Vi lascio allora il palco. Buona presentazione. Perfetto, grazie. Grazie al Centro Studi per l'invito, grazie a voi per essere presenti oggi qui con noi. E quindi noi andiamo a trattare, abbiamo raccolto delle informazioni importanti grazie agli strumenti sulla condizione dell'impianto che stiamo analizzando, che abbiamo appena installato o su cui abbiamo fatto l'intervento. E sulla base di questi parametri possiamo fare degli interventi importanti e mirati. Parlando dell'esterno dell'impianto, sicuramente la pulizia dell'impianto è una fase molto rilevante, perché la pulizia degli scambiatori garantisce uno scambio efficace
e uno scambio più continuo e costante. Appunto la deposizione di elementi esterni possono ridurre largamente il rendimento dell'impianto e quindi portare anche l'impianto ad andare a sforzare in maniera non adatta, ma molte delle problematiche che si riscontrano negli impianti vengono dal suo interno. La chimica appunto interviene in maniera rilevante all'interno degli impianti, perché sia il gas refrigerante è una molecola chimica, che può essere appunto di natura sintetica o naturale, può contenere elementi alogeni, cioè fluoro e cloro o meno, e questi elementi hanno una loro vita e una loro reattività, come anche il lubrificante, che è composto principalmente dall'elemento che deve garantire lo scorrimento e la fluidità dell'impianto e del compressore, come gli additivi che devono cercare di contenere le azioni ossidative e corrosive, la presenza di acidità, la presenza di acqua e implementare ulteriormente l'efficacia di lubrificazione dell'olio. Quindi, tra i parametri che possiamo leggere in negativo, potremmo accorgerci appunto che qualche comportamento non è idoneo. Il collega prima parlava di particelle di rame che possono andare a ostruire le valvole. Queste possono distaccarsi da elementi dell'impianto per effetti corrosivi. Questi effetti corrosivi sono scatenati dalla presenza di acidità nell'impianto. L'acidità è un fenomeno normale all'interno dell'impianto, dovuto appunto al decadimento di gas e del lubrificante. Quindi si forma durante il normale esercizio dell'impianto ed è un qualcosa che deve essere controllato e eliminato con attenzione e frequenza. L'acidità spesso è prodotta proprio per reazione tra dei componenti del refrigerante e del lubrificante e l'umidità presente nell'impianto. L'umidità presente nell'impianto deriva da una umidità iniziale quando si fa l'installazione dell'impianto stesso o quando si fa un intervento. Questa deve essere eliminata per la maggior parte attraverso un corretto vuoto dell'impianto. Dopodiché l'impianto verrà protetto dalla presenza del filtro disidratatore, che è fondamentale nella struttura dell'impianto, ma che è un elemento di sottrazione dell'umidità statica. L'umidità, inoltre, nelle sue reazioni con l'acido, tende a depositarsi laddove si depositano anche le frazioni più pesanti di lubrificante, perché il gas refrigerante, vagando nell'impianto, trasporta con sé, in condizioni normali, una certa percentuale di lubrificante stesso, e le frazioni più pesanti di questo lubrificante vengono lasciate in alcune aree dell'impianto stesso, vengono lasciate in alcune aree che sono fondamentalmente quelle con delle curve maggiori, quindi in particolare negli scambiatori, dove avremo bisogno di avere invece il massimo rendimento del nostro sistema. Quindi questa umidità deve essere intercettata e eliminata, come anche i depositi di olio, perché questi depositi di olio che cosa fanno? Tendono a andare a rallentare il flusso di refrigerante e formare una barriera isolante tra il refrigerante stesso e l'ambiente esterno, dove vogliamo avere lo scambio di calore o di freddo. Quindi è importante andare a rimuovere queste frazioni pesanti che si depositano. Inoltre, dove si deposita olio, dove si trattiene umidità e dove quindi si forma acidità, è più facile che ci siano delle aggressioni da parte dell'acido sui metalli. L'acido e i metalli sono degli elementi che non vanno per niente d'accordo tra loro e quindi nel flusso che si ha all'interno di un impianto, laddove si ha un gomito, laddove si ha un rallentamento, laddove si ha una saldatura o un punto di indebolimento, è molto semplice per l'acidità formatasi per reazione dell'umidità e depositatasi all'interno dell'olio, che chiamiamo oil fooling come comportamento tecnico, andare a produrre delle corrosioni che portano a microperdite. Le microperdite sono uno degli elementi più drammatici per noi che andiamo a fare l'installazione, perché ci scaricano l'impianto, cosa che non possiamo più permettere che avvenga
sia per una questione ecologica fondamentale che per una questione di costi dei refrigeranti che per una questione di rendimento dell'impianto, e sono causate principalmente da questo tipo di aggressioni. Inoltre ci possono essere altre problematiche che favoriscono la presenza di corrosioni, che può essere l'elevato carica elettrica, cioè dove si legano due metalli differenti tra alluminio e rame, dove si legano degli elementi acciaio del compressore con rame, oppure ancora la qualità non eccelsa dei materiali delle tubature dell'impianto portano a una maggiore aggressione dal punto di vista dell'acidità. Quindi questo è il comportamento che vediamo all'interno dei nostri impianti, che può portare a tutta questa serie di problematiche di cui abbiamo parlato. Il flusso all'interno dell'impianto è un flusso non costante, che dipende appunto dalle regolazioni e dal riempimento che può avere i canali appunto di olio e di prodotti all'interno dell'impianto. Per questo tipo di problematiche abbiamo sviluppato delle soluzioni dedicate e adeguate alla necessità di ogni singolo impianto, che vi illustrerà la collega. Bene. Ercom, appunto, per sopperire a tutte queste problematiche che possono presentarsi sia in fase di manutenzione, ma noi vi consigliamo di utilizzare anche in forma preventiva, abbiamo ideato un kit costituito da ben 4 additivi dosabili in siringa con apposito dosatore di una dose di 6 ml. Questi 6 ml di questi 4 additivi inseriti nell'ordine in cui li vedete in figura, quindi no acid, super dry, cool shot ed extreme, garantiscono di riportare le performance di un qualunque impianto all'originaria performance o addirittura di prevenire che questi problemi si verifichino in impianti nuovi. Il primo è il no acid, è un additivo che contiene un principio attivo in grado di neutralizzare completamente l'acido che si forma normalmente all'interno di un impianto dai normali processi di decomposizione sia del gas che del lubrificante olio. Questi prodotti di decomposizione, come diceva prima Paolo, sono molto aggressivi nei confronti sia delle plastiche ma soprattutto dei metalli all'interno dell'impianto. Parliamo di acidi organici, acidi carbossilici, acidi di origine clorurata o fluorurata. Questi acidi, in grosse quantità all'interno dell'impianto, possono creare enormi problemi. Innanzitutto alterano la normale condizione dell'impianto. L'impianto non deve presentare acidità o dovrebbe avercela al minimo possibile. Per di più, riesce a contrastare la formazione di acidità, quindi l'acidità presente viene eliminata e ne viene impedita la formazione in un futuro. Il no acid è in grado di girare in tutto l'impianto senza creare alcun tipo di problema e mescolandosi benissimo sia con l'olio che con il gas. Infatti da entrambe queste fasi riesce a sottrarre l'acidità, neutralizzandola completamente e riportando le performance all'inizio. Il secondo additivo è il super dry. Il super dry ha un'altra importantissima funzione, ovvero quella di catturare l'umidità intrinseca al sistema e eliminarla completamente. Si tratta di un additivo con un principio attivo idrosottrattore all'interno, in grado proprio di intrappolare le molecole di umidità e piano piano farle sparire, non riuscire più ad essere circolanti nell'impianto. Il super dry non ha azione sinergica con il filtro disidratatore e non ha alcuna interferenza con esso. Qual è la cosa importante? Devono essere utilizzati entrambi, perché il filtro disidratatore, fin tanto che l'umidità non viene trasportata dal flusso
all'interno del filtro, purtroppo non può esplicare la sua funzione di sottrattore di umidità. Mentre il Super Dry, questi 6 ml viaggiando all'interno di tutto quanto l'impianto, permettono di andare a sottrarre l'umidità in loco, quindi dove si sviluppa, prima di arrivare al filtro disidratatore. Questo cosa permette? Ovviamente di allungare la vita del filtro disidratatore, che dovrà essere cambiato meno spesso del normale. Inoltre, l'azione su tutta la lunghezza dell'impianto permette di andare ad individuare quelle parti dell'impianto dove l'umidità, insieme all'acidità di cui abbiamo parlato prima, può creare rotture addirittura all'interno delle tubazioni, creando ovviamente enormi problemi. Il terzo additivo, un po' meno conosciuto forse, ma comunque estremamente importante ed efficace, questo è il Cool Shot. Il Cool Shot è un additivo che riesce ad eliminare completamente il problema dell'oil footing di cui parlava prima Paolo. Quindi riduce o elimina le piccole goccioline di olio che, trasportate dal gas, per la loro pesantezza, per la parte di impianto nel quale si trovano, vengono depositate sulle parti del tubo, riducendo che cosa? Lo scambio termico, il diametro della tubazione, con conseguente sforzo maggiore del compressore nel dover pompare olio e gas per tutto l'impianto, capacità lubrificante, perché se c'è un piccolo strato sul tubo, ovviamente la lubrificazione diventa molto più difficile, e inoltre permette di controllare la riduzione dell'efficienza proprio dovuta all'oil fooling, che si aggira intorno ad un 30% da dati ASHI. L'ultimo, ma non meno importante, anzi probabilmente il più importante dei quattro, è l'Extreme Ultra. L'Extreme Ultra è un classico turafalle, classico fino ad un certo punto perché non contiene polimeri. La sua azione nel tappare microperdite fino a 0,3 mm di grandezza è un'azione di tipo meccanico. Quindi il nostro additivo riesce a intrufolarsi all'interno della falda e, come le piastrine fanno nel sangue, a tappare piano piano il buco, cioè creando una sorta di stratificazione. Questa stratificazione ovviamente è impercettibile al flusso, quindi non diminuisce il diametro del tubo dove magari sta andando a tappare la falda, non diminuisce il flusso, è uno strato veramente impercettibile che però permette di chiudere per sempre la falda. Ha azione sia sulle parti in plastica sia su quelle in gomma, ma anche e soprattutto su quelle in metallo di tutto quanto l'impianto, e può tranquillamente circolare per tutta la vita dell'impianto, ovvero viene dosato sempre nella zona di basta in mandata al compressore e può tranquillamente rimanere all'interno dell'impianto all'infinito, esplicando la sua funzione all'infinito. Oltre a risolvere tante problematiche relative proprio alla meccanica, quindi alle perdite, all'acidità, all'umidità, noi riusciamo con questo kit di 4 additivi a ripristinare l'efficienza di tutto quanto l'impianto. Mi raccomando, teniamo da conto che non soltanto bisogna sempre arrivare a curare, ma si può prevenire. Quindi ricordiamo sempre, è un kit che può essere utilizzato in fase di manutenzione all'occorrenza, ma che vi consigliamo di utilizzare preventivamente, perché il loro effetto non è soltanto di rimuovere il problema, ma di prevenirlo o addirittura eliminarlo. In conclusione, vuoi aggiungere qualcosa tu? Quindi fondamentalmente è importante andare a monitorare l'impianto nel momento in cui viene installato e andare a fare interventi mirati, preventivi appunto, o risolutivi in fronte al problema, perché bisogna tenere sempre presente che gli elementi che abbiamo nell'impianto sono elementi che hanno un'elevata reattività, specialmente più andiamo verso gas di nuova generazione, quindi
più facilmente degradabili nell'ambiente sono anche più facilmente degradabili all'interno dell'impianto. Quindi la presenza di composti estranei con gradi di reattività importante è sempre in aumento e in crescita. Un buon mantenimento dove ci fa guadagnare? Ci fa guadagnare nel fatto che il rendimento dell'impianto cresce. Quindi aumentando il rendimento, meno consumo energetico, quindi col costo dell'energia che ha oggigiorno in particolare, quindi risparmio energetico per il nostro cliente, miglior prestazione del nostro intervento e soprattutto, come avete visto dal filmato, un intervento veramente semplice attraverso il mezzo della siringa che permette di arrivare in maniera pulita, semplice e precisa all'interno dell'impianto senza particolari difficoltà. Quindi limitiamo gli sprechi, i danni all'impianto e i consumi, quindi risparmiamo e riduciamo l'impatto ambientale dei nostri impianti. Vi ringraziamo dell'attenzione e siamo ora a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Ottimo, ringrazio Tommy tantissimo, direi che è stato un intervento un po' diverso da quelli che siamo abituati a vedere all'interno di questi webinar, quindi sicuramente molto, molto interessante. E abbiamo un paio di domande che secondo me le faccio entrambi, poi vi chiederei di valutare voi chi è più qualificato per la risposta. La prima domanda ci arriva da Alessandro che ci chiede: molte volte si dà per scontato che l'impianto funzioni bene, la chimica invece ci fa capire che c'è molto lavoro dietro un impianto con un buon funzionamento, ma le sostanze chimiche poi rimangono all'interno dell'impianto, non lo disturbano? No, allora le sostanze degli additivi devono rimanere all'interno dell'impianto, cioè sono pensate per essere in questo caso degli additivi che devono lavorare dal momento dell'inserimento fino per tutta l'attività dell'impianto o quantomeno fino al successivo cambio olio, dove può essere necessario reintegrare in alcuni casi o meno in altri casi. Mentre invece se parliamo di un altro tipo di sostanze chimiche, pensiamo a di lavaggio, perché poi è importante anche un discorso di lavaggio dell'impianto quando si fanno degli interventi importanti, quindi si va a scaricare il gas, cambiare l'olio, anche lavare le linee è importante. In quel caso la chimica dei liquidi di lavaggio invece è una chimica che richiede di essere tolta dall'impianto, mentre la chimica dell'additivazione è una chimica che nasce fondamentalmente, noi siamo produttori di olio e quindi la nostra chimica di additivazione è figlia fondamentalmente dell'additivazione che c'è già nell'olio di lubrificazione di partenza, cioè l'olio ha già una protezione antiacida, ha già una protezione antiumidità, ma questo tipo di protezioni sono protezioni che funzionano consumandosi, cioè il protettivo si consuma lui al posto di andare a avere un effetto sull'impianto. Quindi mentre lavora ha bisogno di essere ripristinato nel tempo. Se io tengo elevata la protezione del lubrificante contro l'ossidazione, contro la corrosione, contro l'umidità, allora questi protettivi lavorano. Inoltre il gas refrigerante non ha modo lui di veicolare i protettivi di cui anche lui ha bisogno, quindi è solamente l'olio che veicola nell'impianto gli additivi necessari sia per se stesso che per il gas refrigerante, quindi ha una doppia funzione, sia l'additivo già presente nell'olio che gli additivi che vengono veicolati con il sistema della siringa. Allora direi che forse abbiamo anche risposto a un'altra domanda che ci è arrivata proprio in questo momento in chat, fatta da Antonino, che ci chiedeva prima se 24 millilitri non vanno a occupare volume all'interno del circuito, però come dicevi tu Paolo vanno, come posso dire, a smaltirsi direttamente all'interno dell'impianto. Allora, i 24 millilitri sono stati un'evoluzione importante di Enercom. Diciamo che già negli anni 2000 esistevano degli additivi da 30 ml proprio, singolarmente, 30 ml come curafalle, 30 ml come anti-oil fooling, 30 ml come antiacido, diciamo tarati sulla quantità di un piccolo compressore da casa fondamentalmente. Ed era quello lo spazio di luce, diciamo che lo spazio di luce di un compressore siamo sui 30-50 ml che si lasciano di garanzia, quindi si potevano occupare senza dare fastidio all'impianto. Il problema è che questo spazio di luce ci permetteva di caricare un additivo
Quindi dovevi scegliere se avevi bisogno del curapalle, se avevi bisogno di rimuovere il refooling o se avevi bisogno di neutralizzare l'acido con l'umidità. L'innovazione della serie Ultra è stata avere delle performance più alte rispetto alle serie classiche, utilizzando però un quinto degli ml di additivo lubrificante. Di conseguenza ci ha permesso di andare a inserire in un impianto tutti e quattro gli additivi. Inoltre c'è anche un additivo antiossidante, che si chiama antioxidant, che consente di ripristinare anche gli elementi diciamo legati alla protezione dalla corrosione e dall'ossidazione dei componenti. Ottimo, ti ringrazio, direi che abbiamo risposto anche, stiamo continuando ad anticipare i tempi con le domande, perché c'era stato poi chiesto questo kit come viene dosato per caricarlo all'interno del circuito, e direi che questo discorso dei dosaggi è stato ampiamente spiegato con i vantaggi che sono stati ottenuti in questo momento. Leggo ancora una domanda di Gianluca che ci chiede: adesso che andiamo verso l'estate, meglio controllare gli impianti? Qual è il momento migliore prima di accenderlo? Sì, assolutamente, un test prima dell'accensione, o se si usa in pompa di calore nello switch, cioè il passaggio da una funzionalità all'altra, è un ottimo momento di controllo per andare a riassettare la condizione dell'impianto, riuscire a far capire al cliente che può chiamarvi per un intervento anche di peso minore, dove andate a fare il corretto check, andare magari a controllare l'acidità dell'olio, la pulizia dell'impianto e condizionarlo perché possa rendere al massimo durante le piene stagioni, quindi sia prima della stagione del freddo, del raffrescamento, sia prima della stagione del riscaldamento, è l'obiettivo che dobbiamo porci da trasmettere alla nostra clientela, cioè i nostri controlli sono un guadagno per loro. Se pensiamo oggi alla corrente a 3,31 centesimi al kilowatt, un impianto che rende un 30% in più perché io ho eliminato dell'oil fooling, mi sta facendo risparmiare poco poco, se ho un uso intenso in casa del condizionatore, almeno un 200-300 euro nella stagione calda. A casa, sì, sì. Diciamo a casa o in negozio, un'attività, un'azienda che lo fa andare molte ore tutti i giorni, ha un impatto importante della corrente. Quindi si rientra rapidamente magari del costo dell'uscita di un tecnico. Certo. L'utilizzo di un additivo in funzione di quanta corrente si risparmia, oltre al piacere di avere in casa una temperatura più controllata e più idonea. Questo è qualcosa che tutti assieme dobbiamo lavorare perché venga trasmesso ai nostri clienti, perché non è solo inquinare meno, consumare meno, ma è anche risparmiare soldi. Importante. Perfetto, io ringrazio Paolo e Stefania, direi che chiamo ancora l'ingegner Marco Boni, che vedo che si è appena collegato, e Luca Laudi, invito Luca Laudi a riattivare la videocamera. Perfetto, direi che ci siamo tutti per il dibattito finale. Sì, grazie Alberto, grazie mille della buona regia del corso, grazie a Luca Laudi, grazie a Paolo Mattavelli e Stefania Pompeo. Ottime presentazioni. Abbiamo qualche domanda per entrambi, perché qui ce n'è una tra l'altro di Federico, che però diciamo che puoi rispondere velocemente, Paolo, direi, se le quattro siringhe sono uso e getta oppure sono ricaricabili. Le siringhe sono tasticamente uso e getta per cercare di non portare umidità all'interno dell'impianto. Certamente. Sono pronte all'uso, dosate, quindi vanno semplicemente collegate a un adattatore e inserite nell'impianto. Ottimo, ottimo. Questo ci fa Federico questa domanda. Invece un'altra domanda importante che farei magari ad entrambi, perché vabbè, ce la fa Mauro, ed è riguardo ai refrigeranti. Ai refrigeranti chiede in particolare il recupero e il gas recuperato quando deve essere portato allo smaltimento e alla rigenerazione. Per Paolo Mattavelli chiedo se questi additivi devono essere segnalati nel momento di fare lo smaltimento e la rigenerazione? No, nel gas no, perché comunque benché gli additivi presenti negli additivi abbiano azione anche protettiva e pulente sul gas,
non c'è un residuo in quantità rilevante nel gas da dover essere trattato diversamente. Quando il gas viene separato dall'olio, viene anche separato dai residui di additivo. Un'altra domanda per voi, direi. Emanuele ci chiede, ma il 30% di perdita di efficienza energetica dovuta alla lubrificazione, al caldo della lubrificazione, è un valore alto. Avete dei casi, dei case study, degli studi da poter condividere con Emanuele riguardo il perdita di efficienza energetica, allora, del 30%? Lo studio principale è uno studio Ashlai che ha anche un po' di anni, quindi è facilmente reperibile, diciamo, a prescindere dal nostro punto di vista, dalla nostra posizione, è facilmente reperibile online. Noi siamo andati a chiaramente svilupparlo e seguirlo, controllarlo, e effettivamente sembra tanto, ma vi assicuro che un film di 0,3-0,4 micron di olio nella sua frazione più pesante all'interno degli scambiatori riduce in maniera molto rilevante la capacità di scambio del metallo. Inoltre riduce la capacità di scambio e riduce anche il volume di passaggio del gas, quindi aumenta lo sforzo dell'impianto e tutto il rendimento collassa. Il 30% è un fattore, anche facilmente visibile, perché quando si inserisce CoolShot nell'impianto si nota immediatamente che la temperatura scambiata dall'impianto collassa, perché semplicemente mettendo un piccolo termometro nell'evaporatore ci si accorge come magari la temperatura di emissione di arrivato ormai a 16 gradi, 17 gradi, quindi veramente ormai al limite del raffreddamento, li discende ai 9-10 gradi richiesti per avere una... Ok, abbiamo ancora oltre 60 partecipanti attivi. Vorrei chiedere una domanda, la stessa domanda vorrei fare anche a Luca, ma l'efficienza energetica, avete qualche studio per definire le operazioni, le attività da svolgere per mantenere l'efficienza energetica, o quanto potrebbe essere la perdita di efficienza energetica se queste operazioni non venissero svolte? Avete qualche studio da condividere? Perché effettivamente spesso i nostri clienti ci chiedono: ma se io non faccio questo, quanto perdo di efficienza sul mio impianto? Quanto è il consumo energetico del mio impianto? Avere qualcosa in mano quando si va dal cliente penso sia importante. Paolo Mattavelli ci ha detto per la lubrificazione. Tu, Luca, hai qualcosa da darci per quanto riguarda invece magari i controlli di temperatura, sul riscaldamento, sotto raffreddamento, qualche definizione di perdita di efficienza energetica nel caso di malfunzionamento della macchina? Cioè, non malfunzionamento, sì, non sì. Corretto funzionamento, diciamo. Sì. Malfunzionamento. Purtroppo posso soltanto portare, diciamo, esperienze riportate da utilizzatori dove magari impianti mal manutenuti hanno portato delle perdite di efficienza veramente, veramente importanti, ma anche a, vabbè, qua è un discorso un po' a parte, anche a pericolosità nel come vengono affrontati i lavori di ripristino sull'impianto, nel senso con controlli non fatti a dovere e quindi magari con un caricamento di refrigerante all'eccesso. Devo essere onesto, non abbiamo noi come Testo Italia, probabilmente come Testo Germania sì, e quindi potrebbe essere interessante, qualche riferimento, ecco, questo assolutamente si può eventualmente provare a vedere di poi portarlo alla luce proprio per sì, avere importante avere qualcosa in mano da mostrare ai nostri clienti. Paolo, tu hai qualche altro documento da mostrare magari per le perdite di efficienza dovute magari a una non perfetta pulizia dello scambiatore, per esempio? So che avete dei prodotti anche per pulizia di scambiatori voi, quindi magari anche a quel punto... Quello è molto variabile perché dipende tantissimo dal luogo di esposizione, nel senso che la tipologia degli sporchi in presenza vicino al mare piuttosto che in città con molto smog riportano veramente variabili di dati molto ampie. E qui l'intervento umano, il posizionamento del condensatore, quindi se è stato posizionato comunque con un minimo di protezione dagli elementi atmosferici, se è stato posizionato in presso di elementi che possono facilmente sporcarlo, se parliamo di qualche condensatore posizionato all'interno di strutture
Io presento, ricordo un condensatore che sto montato sopra una cella, un frigo di carne, in una produzione alimentare, ma all'interno della produzione, quindi il grasso produttivo della lavorazione andava a coprire completamente lo scambiatore del condensatore, e il rendimento di quella cella ormai era in condizioni drammatiche, cioè c'era proprio mezzo millilitro di olio sullo scambiatore, perché era stato utilizzato all'interno, sì, sopra la cella, però i fumi delle lavorazioni e delle cotture andavano a saturarlo, quindi quando quello è stato lavato, improvvisamente l'impianto è tornato a funzionare senza bisogno di grandi altri interventi. Però le variabili qui diventano veramente tante. Certo, certo. Noi c'è un membro di Area che ha fatto uno studio che diceva che per ogni grado in più di condensazione, temperatura di condensazione, quindi se magari un condensatore split, invece che condensare a 40 gradi, condenso 41 gradi, perdevo il 3% di efficienza energetica. Quindi facevano un calcolo che per 10 gradi, quindi che magari per lo sporco del condensatore arrivavo a 50 gradi di condensazione, perdevo fino al 30% di efficienza energetica. Mi sembrano veritieri come dati? Un studio che ha fatto il nostro membro irlandese, per esattezza. Non credo sia lineare, ma è molto verosimile. Sì, probabilmente non è lineare, perché effettivamente giustamente... Più aumenti lo sporco, più si ha. Esatto, sì. Però comunque è verosimile il fatto che lo sporco aumenta, diminuisce lo scambio termico, aumenta la temperatura di condensazione, quindi c'è una diretta perdita di efficienza energetica. In questo momento che tutti voi avete detto che l'energia è praticamente importante, e speriamo di averci a questa energia, ovviamente, che ci venga continuata a consegnare questa energia, oltretutto. Quindi effettivamente è importantissimo l'argomento di oggi, è importantissimo l'argomento di efficienza energetica degli impianti, che ricordiamo gli impianti, il nostro settore consuma all'incirca il 20-25% di tutta l'energia elettrica mondiale. In Italia il 25% dell'efficienza dell'energia viene consumata nei nostri impianti, quindi l'efficienza del condizionamento, pompe di calore, e sempre di più verrà consumata in futuro. Il pompe di calore, se tutto va bene, è nel piano europeo per sostituire le caldaie, ovviamente, l'ho confermato, giusto, nel piano europeo il pompe di calore per sostituire le caldaie, quindi dovremmo andare tutti a pompe di calore in futuro, se tutto il piano andasse avanti come dovrebbe. Ovviamente ci sono tante variabili economiche, politiche dietro anche da tenere d'occhio, però questo è il nostro, è il futuro del settore. E ho ancora qualcosa da dire, sono 15 minuti oltre il tempo, era ovviamente importantissimo, l'efficienza energetica è importantissima, si punta sempre molto al refrigerante, al cambio di refrigerante, eccetera, eccetera, ma bisogna sempre tenere d'occhio, e infatti la regolamentazione parla che efficienza energetica è tutto. È inutile che abbia refrigerante che magari per i cambiamenti climatici incide per il 2%, se poi l'effetto indiretto che vale per il 20% viene ad essere, modificato e essere negativo, l'impatto è essere negativo. Cosa ne dite? Va considerato, penso, anche molto importante la vita di un impianto, perché se un impianto, un nuovo refrigerante, invece che vivere 20 anni, ne vive 10, smaltire gli elementi, le tubature, quindi anche il costo di smaltimento, o richiede un cambio più frequente di olio, un cambio più frequente di refrigerante, per quanto siano di base meno inquinanti, se poi dobbiamo smaltire l'olio esausto, dobbiamo smaltire il gas esausto, gli elementi meccanici dell'impianto stesso, più frequentemente il danno ecologico diventa veramente importante. Grazie Paolo, giustamente. Luca, cosa dici a riguardo? Non sei d'accordo? Sì, io ribadisco sempre il concetto nell'approccio, dove a volte anche un po' per, come posso dire, per premura, per velocità nell'individuare un problema, si va sempre a pensare alla perdita, che poi magari realmente c'è, ma a volte in realtà è semplicemente, come si dice, una non corretta manutenzione dell'impianto dal punto di vista di azienda che logicamente fa strumentazione elettronica. Appunto, controllare un impianto in tutti i dati possibili e immaginabili può rivelare spesso e volentieri che magari il problema non è perdita di refrigerante, ma è semplicemente manutenzione dell'impianto.
Per cui questo lo vado a ribadire, l'approccio deve essere un po' differente, ecco, in alcuni casi. Ottimo, direi che se avete nient'altro da dire, ho giusto messo questa schermata per fare una foto finale tutti insieme. Ringraziamo ovviamente i partecipanti di oggi, sono ancora 52 partecipanti ancora attivi. Grazie a tutti, grazie a Luca, grazie a Paolo Mattavelli, grazie ad Alberto Sistri, grazie a tutti i miei collaboratori che hanno contribuito a far successo questo webinar anche di oggi. Ricordo che i nostri webinar sono tutti disponibili sul nostro sito YouTube. Volete fare un ultimo saluto, Paolo, Stefania e Luca? Io buon lavoro a tutti e buona estate che arriva. Davvero, speriamo che arrivi presto. Mi unisco e ringrazio ancora il Centro Studi per questo appuntamento. Grazie a voi, davvero. Grazie a tutti voi che darci una mano. Grazie. Grazie a tutti. Do appuntamento al prossimo webinar che sarà comunicato poi nelle prossime settimane e vi ricordo sempre di lasciarci un like sui nostri social network per continuare a restare sempre costantemente informati sulle ultime novità e sulle ultime attività che andremo a presentare, nonché sui nostri corsi. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento. Arrivederci.